Sopralluogo stamattina dei tecnici della protezione civile del Genio Civile di Agrigento al Palazzo del Carretto, detto Lovetere, in via Duomo. L'edificio di grande interesse storico ed architettonico è a rischio crollo. Si teme per la sorte di quello che è il più antico palazzo del centro storico, uno dei più importanti della città. Nella palazzina risalente al XVII secolo, anche se versa in uno stato di abbandono, ci abitano tre famiglie. In mancanza di interventi di consolidamento potrebbe portare a problemi di staticità. Gli attuali proprietari vorrebbero ristrutturarlo, ma c'è da superare lo scoglio della soprintendenza che pone tanti vincoli nell'autorizzare gli interventi che alla fine i lavori diventerebbero troppo onerosi. A seguire gli accertamenti questa mattina c'erano anche l'assessore ai lavori pubblici Renato Buscaglia e i tecnici comunali guidati dall'ingegnere Giuseppe Principato, ma soprattutto era presente il sindaco Marco Zamputo che ha fatto il punto della situazione dopo il crollo del Palazzo Lo Iacono. Si procederà al completamento degli sgomberi nella via Santa Maria dei Greci, che è attigua, diciamo, al Palazzo Lo Iacono Maraventano, che sarà oggetto di interventi per l'eliminazione di quella parete, diciamo, che è rimasta ancora in piedi e che però desta appunto preoccupazione. E quindi si procederà allo sgombero di queste famiglie. Per il resto è stato fatto un accertamento sui luoghi relativamente al palazzo del Carretto. Anche qui ci troviamo dinanzi l'incuria dell'ultimo piano di questo palazzo, che rischia di compromettere poi complessivamente la staticità dell'immobile, nonostante i proprietari dei piani inferiori abbiano investito e abbiano fatto dei lavori importanti di recupero e di riqualificazione. E allora immediatamente si procederà alla messa in mora da parte del privato dell'ultimo piano per fare i lavori di sistemazione che non possono andare a mettere in pericolo la staticità dell'immobile. Nel frattempo la Procura della Repubblica di Agrigento, che ha aperto un fascicolo di inchiesta sul crollo del Palazzo Lo Iacono, ha disposto una consulenza tecnica esterna per stabilire le cause del cedimento.